Questa sera la lettera va da artista a artista, da un'artista visiva a un'artista visiva. L'artista palestinese è Rana Bishara, che ci ha mandato questa lettera, che è indirizzata a Eva Marisaldi, grazie fin d'ora, e a cui cedo la parola per questa lettura. Carissima Eva Marisaldi, spero che questo messaggio trovi un buono spirito te e la tua famiglia. È passato un po' di tempo da quando abbiamo comunicato l'ultima volta. Come procede il tuo lavoro artistico? Qualche mostra imminente? Per quel che mi riguarda tutto bene, ma la vita è stata così frenetica qui in Palestina e piuttosto faticosa con quel che sta accadendo nell'intera regione. Per darti un'idea di quello che succede qui, sono appena ritornata dal sud della Palestina dopo aver protestato contro il Power Plan nel deserto del Nakab. Il Parlamento israeliano ha approvato in lettura preliminare un piano che punta all'espropriazione di oltre 800 km quadrati di terra palestinese e all'espulsione di massa per i beduini palestinesi, tra i 30.000 e i 50.000 che ne sono proprietari. Questo distruggerà circa 36 villaggi. La situazione mi ha preso così tanto che mi sento piuttosto scoraggiata, non sapendo cosa fare e come farlo. A volte mi chiedo come ci si dovrebbe comportare con tali tragedie continuative, come poter sopravvivere ed essere saldi così a lungo. Osservo i miei genitori e li vedo come un modello. Apprezzo la loro resistenza e mi chiedo quante ne abbiano passate. Sono ancora vivi nonostante siano passati attraverso una continua pulizia etnica. Un giorno di recente stavo viaggiando in auto con mio padre, 84enne, attraverso le montagne della Galilea occidentale. La bellezza in Palestina era presente ovunque, nelle verdi aspre colline ornate di terrazze e antichi castelli. L'intero panorama è intarsiato nell'elegante geometria dell'architettura arabo-islamica. Dall'alto delle montagne della Galilea, nel nord della Palestina, si può guardare il sud del Libano e il mar Mediterraneo fino all'occidente. Tra me e mio padre è nato un dialogo tra due persone senza parole. La mia memoria visiva dell'infanzia e lo sguardo di mio padre dialogavano in silenzio. Lui ricordava il suo primo e il suo secondo esilio dalla Palestina al Libano con l'intera famiglia. Ci hanno caricato su delle camionette e sbattuto fuori dalla Palestina. Tace e poi sorride. Stiamo ancora viaggiando e viaggiando, inoltrandoci attraverso più e più villaggi residui e distrutti. Sumata, Der El Kassim, Orfesh, Fassuta. Ho conosciuto questi nomi a memoria fin dall'infanzia e da allora li ho ripetuti. Viaggiamo e viaggiamo in silenzio assordante. Cerco di leggere i cartelli stradali e non riesco a trovare i nomi dei villaggi distrutti. E d'altra parte non sono nelle mappe più recenti. Lo Stato israeliano non poteva sopportare di nominarli e così sono stati rimpiazzati da nomi di kibbutz e insediamenti ebrei. A volte anche i nomi sono rubati dai villaggi arabi distrutti e il silenzio tra me e mio padre è ancora assordante. I nomi dei nostri villaggi sono stati cambiati in nomi ebraici. Per esempio, il nome secolare della città di Safad è stato cambiato in Sfat. Sulla nostra strada il cactus può essere visto ovunque, come un promemoria onnipresente. Sulle colline dei 531 villaggi e città palestinesi demoliti e spopolati durante la guerra di pulizia etnica del 1948. Sabr, cioè cactus in arabo, significa pazienza. Il cactus ha funzionato anche da difesa, creando confini tra i villaggi e le città e proteggendoli dagli animali selvaggi. Oggi, dopo quasi 10 anni dalla sua costruzione, il muro israeliano dell'apartheid, la cosiddetta barriera difensiva, non è lì per proteggere alcunché, ma per espropriare quel che è rimasto della Palestina storica.
Ancora oggi il cactus continua a custodire le rovine di quei villaggi, portando con sé le anime delle persone che tanto tempo fa condivisero i frutti del cactus, ma non troppo tempo fa, solo 65 anni, e la memoria persiste. Io e mio padre siamo ancora in viaggio, passiamo dalle basi militari israeliane e dagli insediamenti coloniali ebraici con recinzioni e cancelli. Mentre andiamo provo a godermi il paesaggio e questa volta con mio padre cerco con lo sguardo in cima alla collina per trovare una sola casa coronata da una croce. Mi faccio strada guidando verso la chiesa di Ikret, che sovrasta le verdi colline della Galilea occidentale. Nota del traduttore, Ikret è un villaggio palestinese distrutto dagli israeliani e cui rimangono solo la chiesa e il cimitero. Vediamo due giovani e qualche letto sotto gli alberi che fanno da guardia al villaggio. Ci dicono con orgoglio, siamo ritornati al nostro villaggio. Poi indicano il cimitero e alcune mucche li attorno e dicono, ora gli unici proprietari legali qui sono le nostre nonne e i nostri nonni e le mucche israeliane nei campi, e sorridono. Nel silenzio i resti di alberi da frutto, olivi estirpati, punteggiano il paesaggio attorno a noi, con nessun segno di vita eccetto quei due giovani con i loro spiriti profondi e l'amore per questa terra. Accanto le campane della chiesa rintoccano durante matrimoni e funerali, unite a poche piante che sono miracolosamente sfuggite alle mani sioniste. L'odore del caffè riempie le colline raggiungendo Marwahen, il villaggio libanese accanto al confine, permanentemente chiuso la gente. Mentre il sole comincia a tramontare, io e mio padre riprendiamo la strada verso il nostro villaggio di Dershehava. Mio padre improvvisamente chiede, non siamo troppo lontani, vero? Vedo la paura e la preoccupazione nei suoi occhi. Rispondo, no padre, siamo molto vicini, non preoccuparti. Continua a ripetere la domanda e a guardarsi attorno, nominando i villaggi man mano che passiamo, al Zeheb, Ras El Nakora, al Kabri, Jatum. Dentro di me dico, grazie a Dio, io e mio padre siamo da questa parte del confine, altrimenti chissà dove saremmo oggi. Il giorno dopo prendo la macchina e vado a sud, verso Beit Yala, in Cisgiordania, dove sta il mio appartamento. Nel momento in cui ci entro io sono una illegale che entra nell'area A, cioè nella parte di Cisgiordania sotto il controllo dell'autorità palestinese secondo gli accordi di Oslo. Dopo un lungo viaggio di 3 ore ho attraversato finora 2 checkpoint per raggiungere la casa in cui vivo da 5 anni. 5 anni di passaggi di checkpoint, di viaggio accanto all'orribile, mostruoso grigio muro dell'apartheid che blocca ogni cosa e ruba le risorse idriche e arraffa sempre più terra con il pretesto di proteggere gli ebrei israeliani da noi, dai palestinesi, cioè dalla popolazione indigena di questa stessa terra. Che altro si può dire quando la tua vista a 360 gradi da casa tua è circondata da insediamenti israeliani illegali? Quando il tuo vicino si sveglia alle 3 del mattino per permettere a Israele di nutrire i suoi figli. Lui è tra le migliaia di altri palestinesi che fanno il loro quotidiano umiliante viaggio attraverso i checkpoint, camminando attraverso gabbie racchiuse da filo spinato, tornelli, con anonimi ordini in ebraico che provengono da altoparlanti che ti urlano «Rock! Vai! Tahal! Vieni! Ishlak, spogliati, cote la santa, metti qui la borsa, o Scott, taci, Kalas, basta, Komar, asino. Queste scene quotidiane sono osservate dalle telecamere di sorveglianza che registrano continuamente l'attività, forse per la storia, ma di sicuro vengono definitivamente registrate nella nostra memoria e nella memoria dei nostri figli. Questi eventi ci hanno macchiato per la vita. Qui in Palestina, da dove si può iniziare e come si può descrivere a parole una tale situazione? Ogni singolo momento degli ultimi 65 anni è stata una continua pulizia etnica. E come potrei continuare a rimanere zitta
e chiudermi gli occhi di fronte a questa ingiustizia? Come posso dare senso a ciò che sta accadendo, ai fatti che avvengono nella mia patria? Li descrivo visivamente, visto che entrambe ci occupiamo di arti visive, o faccio un discorso politico, oppure faccio un paragone con le storie di altre nazioni, o rimango zitta. Se decidessi di fare una descrizione, come un dipinto surreale, come uno di Salvador Dalí, sarebbe così ingiusto, visto che la pittura di Dalí è incredibilmente bella e rimane nella storia per sempre. Tristemente le scene e la realtà che io sto descrivendo qui sono surreali in modo vizioso e lontani dalla civiltà. Allora come vuoi che io te la racconti affinché tu ci possa credere? C'è la storia di una donna palestinese a cui non è stato dato il permesso di andare al funerale del marito. Cosa ci potrebbe essere di più surreale del fatto che lei abbia reso l'ultimo omaggio al suo amato marito via Skype? Come mi dovrei sentire d'artista mentre cammino sulle macerie del villaggio distrutto e spopolato di Sumanta, nell'Alta Galilea? E quando cammini lì per conto di un uomo anziano e della sua famiglia in esilio, bandita dal cercare giustizia e dal loro diritto al ritorno, impedita dal rientrare da 65 anni nella terra dei loro antenati? Eppure egli può ancora descrivere dalla sua fragile memoria in ogni dettaglio la vita che è stato forzato a lasciare indietro. Immagina solo che, come essere umano libero, tu devi categorizzare il tuo amore al tuo amico palestinese attraverso la loro misera categoria legale. Palestinesi del 1948, palestinesi di Cisgiordania, palestinesi di Gaza e profughi palestinesi. Tornando al Naqab, i beduini saranno soggetti alla pulizia etnica dalla terra dei loro antenati per essere rimpiazzati da piantagioni di alberi. Una foresta spazza via la popolazione indigena del villaggio di Arakeb, le cui case sono state demolite non meno di 54 volte. Allora cosa devo fare quando sento una mia studentessa che mi dice che la sua famiglia deve avere il permesso per poter raccogliere le loro olive e le loro coltivazioni? O quando l'intera nazione vive sotto la carità del sistema dei permessi israeliani? Anche per la visita più elementare ed essenziale devi avere un permesso per attraversare la terra da cui sei continuamente spostata. Dove nel mondo le attualità sradicano alberi da frutto per piantare pini che non producono ma che fanno spostare popolazioni e diventano come guardie militari piantate nella tua terra? Dove nel mondo vai a controllare le tue coltivazioni e i tuoi olivi soltanto per scoprire che sono stati bruciati o sradicati? La scena surreale del massacro di un campo. E dove nell'intero pianeta vedi esseri umani spargere materiale tossico sui tuoi alberi da frutto quando stai per iniziare il raccolto? Non è una scena abbastanza surreale per farti perdere la testa e la salute? Come dovrei io, in quanto artista, dare senso a ogni cosa nella vita o anche nell'arte senza essere fedele alla nobile causa del mio popolo? E naturalmente non rimarrò in silenzio. E non farò un discorso politico perché la storia si ripete e anche noi, come esseri umani, sembriamo non imparare mai dalla storia o dalle bugie dei nostri politici. Dove altro su questo pianeta, tranne che sotto lo Stato israeliano ed ebraico, milioni di persone indigene rimangono sotto occupazione per 65 anni? Potrei andare avanti ancora e ancora, giorni e notti, e mettere insieme una storia su questa terra, le mille e una notte, ma in uno stile surreal palestinese. Ma prometto alla mia nazione che per quanto io vivrò, la mia arte rimarrà il mio linguaggio e la mia lotta sarà per la libertà, la dignità e la giustizia, con amore sincero e rispetto della tua seconda casa, Palestina. Rana Bishara.
cose. La prima è che effettivamente Rana Bishara ci ha mandato la lettera all'ultimo minuto, perché ha partecipato davvero a queste manifestazioni, ha avuto più volte queste manifestazioni contro questa nuova decisione del Parlamento israeliano di distruggere questi 35-40 villaggi nel deserto e cacciare i bambini, secondo questo piano che è stato approvato in prima lettura, e quindi ci sono le dimostrazioni per fare in modo che ci sia che sia bloccato dal Parlamento se c'è qualche parlamentare che decide di cambiare idea. Un'altra cosa che mi viene in mente è che al contrario, oggi è arrivata un'altra notizia che l'Unione Europea ha vietato da oggi a tutti i Paesi membri dell'Unione Europea di avere rapporti economici con aziende che operano nei territori, nelle colonie israeliane, nei territori occupati, cioè dove tuttora l'intera comunità internazionale giudica come illegali quelle colonizzazioni. Questo è un grande passo, si spera, perché l'ordine, la legalità internazionale sia rispettata.